Ciao ragazzi, bentrovati, buona domenica a voi e ai telespettatori in questo appuntamento che ormai ci vede amici della domenica mattina. Oggi è una giornata importante per l'amicizia, lo dico così, perché nelle diocesi si festeggia, si vive, si prega la giornata mondiale della gioventù diocesana. Era l'83-84 quando Giovanni Paolo II convoca a Roma i giovani nell'occasione della Domenica delle Palme. L'organizzazione ne aspettava 60.000, ma ne arrivano 250.000. L'anno successivo si ripete l'iniziativa e ne sono 300.000, quindi il Papa capisce che la gioventù è convocata e quando è convocata risponde. Convocata dallo Spirito Santo, ovviamente, tramite la Chiesa. E quindi indice la giornata mondiale della gioventù, che si vive nelle diocesi, ma anche in un appuntamento mondiale di grande portata. E ora qui ho in mano uno dei cimeli più importanti. Tanti, lo conservo anche questo con piacere, ed è il cappellino che ci hanno dato quando siamo stati a Sydney nella giornata mondiale della gioventù del 2008. Perché ne parlo? Perché è una giornata mondiale della gioventù che ha cambiato, io posso dire, la mia vita. Il tema cantato anche nell'inno era "Ricevi il potere dallo Spirito Santo". E io in quell'insieme di gioventù, di bellezza, di preghiera, di racconto, veramente mi sono sentito toccato, veramente tornando poi a casa nella concretezza ho sentito che avevo un potere in me molto forte, tant'è che io molto timido, molto riservato, rifuggivo lambone, non volevo mai leggere in chiesa, anzi non leggevo in chiesa, tantomeno fare testimonianze. Una volta tornato da questa giornata mondiale della gioventù di Sydney, ho sentito proprio l'impulso, il dovere e anche il piacere di salire e raccontare nella mia parrocchia quanto fosse stato bello quell'appuntamento, quanto fosse stato ricco e quanto io mi sentissi cresciuto dopo questo appuntamento. E lo dico a voi giovani, lo dico anche a voi adulti che siete magari dei nonni, siete dei genitori e che avete l'opportunità di poter andare alla GMG se siete dei giovani, oppure se siete dei nonni di aiutare i vostri nipoti, spronarli a poter partecipare a questi eventi, perché lì si trova il Signore e lo si trova nella forma più gioiosa, tramite i coetanei, tramite l'incontro con il Papa che porge il suo saluto e il suo messaggio, come Papa Francesco che continua a dire che senza i giovani, senza l'energia dei giovani, se i giovani non sono in piedi, ecco, non sarà in piedi neanche la società. Quindi questo è un augurio potente a tutti i giovani di alzarsi, di congregarsi, sapere stare insieme per poter rialzare la società insieme. Buona domenica ancora, pace e bene a tutti.